immobiliari. Tanto buonasera Fabrizio, nuova rubrica dedicata all'immobiliare. C'è un mercato che è sempre in divenire, si parlerà di presente, di futuro, insieme a Davide Morelli, che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro che vediamo qui inquadrato, Guida Immobiliare, insomma, la persona giusta nel posto giusto. Certo, grazie a voi dell'invito e saluto i telespettatori. Il mercato immobiliare, il Covid ci ha un po' insegnato, diciamo, l'importanza di avere una casa di proprietà, una casa più che altro comoda e confortevole un po' per tutto il nucleo familiare. Questi lockdown che sono stati, diciamo, affrontati già l'anno scorso hanno fatto sì che anche nell'ambiente domestico ci sia la necessità di creare quegli spazi un po' per tutti, quindi per gli studenti che studiano da casa, per la persona che magari è in smart working, per la casalinga che ha giustamente i suoi orari, i suoi spazi, e abbiamo avuto un grosso incremento nella richiesta di case più grandi, case specialmente con terrazze abitabili, con dei giardini dove si potesse appunto affrontare meglio anche questo lockdown che ci ha spaventato parecchio. Qualche modo c'è un'apertura dopo questo periodo, ma soprattutto i prezzi quali sono? Da dove si parte e dove siamo arrivati e qual è il futuro? Certo, no, il mercato ha retto per il momento piuttosto bene, proprio perché anche l'emergenza sanitaria non ha fatto venir meno, diciamo, l'esigenza di avere un tetto sulla testa. E si è visto, francamente, quasi non ce l'aspettavamo. Tenere il mercato in prezzi, diciamo, piuttosto costanti. Bisognerà capire poi e vedere, questo ci vorrebbe un po' la sfera di cristallo per capire se poi i prezzi in un futuro avranno o meno una certa limatura, e ritengo che purtroppo un pochino ci sarà una leggera flessione. Più che altro sarà magari un mercato a macchia di leopardo, perché le necessità di vendere dettate dalla crisi, da situazioni familiari, personali, che purtroppo incideranno, faranno sì che certi immobili magari verranno messi sul mercato un po' a sconto, fra virgolette, altri magari meno, perché non necessariamente dovranno essere venduti, però io penso che quest'anno, diciamo, troveremo delle buone occasioni e quindi il mercato sarà comunque vivace, e fino a questo momento è francamente rimasto vivace. Allora Davide, parliamo di prezzi. Perché le case vengono prezzate in base ai metri quadri, insomma X euro al metro quadro, è corretto come standardizzazione di prezzo? Esempio, Quercianella X al metro quadro, Shanghai X fratto 2 al metro quadro. È vero, purtroppo questo succede, è una tendenza che abbiamo visto spesso. Io ho 34 anni che faccio l'agente immobiliare all'interno del gruppo Lloyd Immobiliare, e francamente queste tabelle, queste, diciamo, standardizzazioni dei prezzi le ho sempre un po' viste un po' con diffidenza, dico la verità. Perché in effetti, e questo dipende un po' anche, è il merito, forse anche il ruolo, diciamo, dell'agente immobiliare, standardizzare un mercato non è semplice e non è nemmeno corretto, perché all'interno della stessa zona si possono trovare situazioni diverse, prezzi diversi, case che sono esposte in maniera diversa, rifinite in maniera diversa, quindi è sempre bene, secondo me, secondo il nostro parere, affidarsi un po', diciamo, all'agente immobiliare di fiducia per prezzare ogni singolo appartamento, proprio perché ogni appartamento ha la sua specificità. E questo è molto importante. Il fai da te guardando la tabella e poi prezzando casa propria non è mai un valore poi attinente spesso al mercato. È un po' un detto comune, in questo momento conviene più acquistare che vendere una casa. Cosa c'è di vero? Sì, è tutto vero, nel senso, l'esigenza abitativa nasce e va soddisfatta nel momento in cui c'è. Quindi è sempre il momento di comprare per chi vuole una casa. E chi compra, diceva già mio nonno, non sbaglia mai. Però diciamo, sì, il mercato ora in questo momento offre, come dicevo prima, un po' a macchia di leopardo delle buone opportunità per comprare. Non sarà facilissimo vendere bene, invece, per chi si trova a vendere in questo momento, proprio perché in un mercato dove si trovano delle occasioni dettate, diciamo, dalla necessità di vendere, chi non ha questa necessità, questo bisogno, si trova, diciamo, un po' tirato giù sui prezzi da queste tendenze. Però comunque
più si aspetta, forse peggio potrebbe essere, perché questa emergenza sanitaria non sappiamo ancora quanto durerà, e la crisi economica, diciamo, e anche finanziaria che seguirà dietro a queste cose potrebbe essere, diciamo, abbastanza lunga, quindi vendere magari è lo stesso il momento di vendere. Fabrizio, questa era la prima pillola, sempre insieme a Davide Morelli. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao, bene, salve a tutti.